Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Dopo oltre un mese di latitanza, l'autunno ha fatto la sua comparsa anche sulla nostra regione, grazie all'abbassamento del flusso zonale atlantico, il quale ha determinato un moderato peggioramento con un passaggio di un fronte perturbato sulla nostra regione nella giornata di lunedì 16 ottobre. Ma in dettaglio vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da martedì 17 ottobre, avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ancora residue precipitazioni nel corso della mattinata, tendenza a miglioramento tra il pomeriggio e la serata, con cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto alla giornata di lunedì, ventilazione tra debole e moderata da nord-ovest, con tendenza a ruotare da ovest, il mare mosso. Per mercoledì 18 ottobre, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con basso rischio di precipitazioni. La ventilazione tenderà a disporsi da sud di debole intensità. Le temperature in lieve aumento, soprattutto nei valori massimi. Il mare quasi calmo o poco mosso. La tendenza successiva, come possiamo apprezzare da questa mappa prevista per venerdì 20 ottobre, ritroviamo il rinforzo di una cellula di alta pressione sulla Scandinavia, e questo favorirà la discesa sul suo bordo occidentale di una seccatura di origine nord-atlantica che andrà a formare una depressione sul Golfo di Gascogna in movimento verso sud-est nel corso del fine settimana 21-22 ottobre. Dunque avremo nella giornata di venerdì, ma già sin da giovedì, un rinforzo della ventilazione da ostro e da scirocco, da sud, per cui avremo un sensibile aumento delle temperature soprattutto nei valori minimi, ma questo poi determinerà un successivo peggioramento che si concretizzerà tra sabato e domenica con piogge diffuse su tutta la nostra regione, ma su questo avrò modo di ritornarci con il prossimo aggiornamento, per cui vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.